Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video di Cassa Corporation. Questo video è dedicato a tutti coloro che come me sono un po' stanchi di giocare col solito pad dell'Xbox 360 e finalmente comprando qualche pezzo su eBay e soprattutto seguendo questa guida hanno deciso di farsene uno tutto loro. Ci occorrerà un estrattore, una punta Philips 0 e una punta Torx forata di 8. Bene, cominciamo subito con l'apertura del nostro joypad svitando le 6 viti che troviamo sul retro, più la settima che si trova in questa posizione. Utilizzeremo la chiave Torx. Diamo una bella accelerata alle immagini per rendere un po' più scorrevole il video. Ora con l'accessorio estrattore andiamo a fare leva sul contorno della console, del pad. Così, e poi facciamo forza in questo punto, forza in quest'altro punto, e la nostra cover comincia a staccarsi. Uno, poi stacchiamo i due motorini delle vibrazioni, qua si staccano le due spinette, il piccolo che va di qua. Non confondetevi perché sono diversi. Poi giriamo un attimo il pad facendo forza sulle due leve analogiche. Riusciamo a smontare la scheda che la lasciamo qua per un attimo. Poi smontiamo anche questa parte grigia. Togliamo le gomme. Togliamo il simbolo e il coperchio dei LED. Togliamo i tasti. Togliamo anche questi tasti, non preoccupatevi per l'ordine perché tanto hanno degli incastri. E rimane solamente la croce direzionale. La croce direzionale ha due viti e due incastri. Allora stacchiamo un attimo e utilizziamo quella punta Phillips, cioè la punta Stella. Allentiamo le due viti, le vitine. Anche qui diamo una bella accelerata alle immagini. E poi utilizzando ancora l'attrezzo su questo estrattore andiamo a fare leva sui due incastri, spingendo verso l'interno e anche contemporaneamente verso il basso. Ecco, croce direzionale sfilata e il suo pezzo dall'altra parte smontato. Giunti a questo punto ci troviamo con quello che rimane della scheda madre, ma abbiamo ancora i due grilletti, diciamo, e le due leve analogiche. Allora, per smontare le leve analogiche basta semplicemente smontarle tirandole verso l'alto e le abbiamo smontate. Mentre per quanto riguarda i due grilletti la cosa si fa un po' complicata. Utilizziamo questo estrattore e andiamo a fare leva qui, tenendo premuto, cerchiamo di spostare la levetta verso l'esterno, poi andiamo a fare leva in riscattata. Ecco, vedete, qua è su e qua l'ho staccata. Poi andiamo ad allargare una e una, due, queste due parti. Facciamo vedere così magari si vede meglio. Si
si dovrebbe vedere bene. Ecco. E abbiamo una extra corsa del grilletto. A questo punto facciamo scattare la molla dalla sede per non perderla. Togliamo la molla e sfiliamo il grilletto verso, vedete, così, tac, tac e tac. Facciamolo anche di qua, così lo rivediamo. Allora, facciamo scattare il... la leva, allarghiamo. Molla che è partita e voi tocchete. Ed abbiamo tolto i costi. Adesso andiamo alla ricerca della molla perduta e siamo pronti per il prossimo passo. Arrivati a questo punto è ora di aprire il primo pacchetto che arriva dall'Inghilterra, e cioè il kit luci da andare a saldare sopra la scheda madre del joypad. Il kit luci contiene una schedina da saldare in cima alla scheda madre, cioè a questa, e due levette analogiche trasparenti che andranno a sostituire le originali in maniera da far vedere le luci, perché se non si vedono tanto vale non montarle, no? Bene, per il prossimo passo necessiteremo di una siringa per eliminare lo stagno in eccedenza, dello stagno per saldature e un saldatore. Io utilizzo il saldatore a gas, ma si può usare benissimo un saldatore elettrico. Io utilizzo quello a gas perché dove saldo non ho vicino una presa di corrente e faccio meglio con questo. La scheda delle luci va saldata esattamente sopra la scheda originale del pad, cioè qua in cima. Si incastra perfettamente e ve la faccio vedere qua dove l'ho già saldata. Vedete, è semplicemente una scheda, c'è un incastro preciso perché, come vedete, questo angolo è preciso e va incastrata e va saldata nei punti che vi faccio vedere adesso. Sono fermato un attimo, innanzitutto vi faccio notare che i joypad sono leggermente differenti perché uno è di una generazione più nuova rispetto a quell'altro, però sostanzialmente la scheda è uguale e va saldata nei medesimi punti. Però una cosa che non c'è scritta nelle istruzioni, che sono nel retro della scatola del kit luci, cioè qua dove va saldata, è che nessuno vi dice che se il circuito non fa massa, e adesso andiamo a simulare con, se ce la faccio, con la batteria, se il circuito non fa massa e si chiude, le luci non si accendono. Vedete, io qua ho già un abbozzo, dico provo il mio circuito, provo il circuito, ma non si accende nulla. Invece si accendono quando andrò a compiere le ultime saldature, cioè quando andrò a fissare anche le ghiere sopra agli stick analogici. Tra una saldatura e l'altra ho deciso di utilizzare anche un po' di bomboletta per dare un po' di colore al pad. Bene, prima di cominciare a montare il nostro pad, concludiamo facendo le prove generali se è tutto a posto, perciò le nostre croci direzionali funzionano. Funziona tutto e quindi direi che proprio, insomma, si può procedere a montare la cover esterna. Il fatto è che, avendola verniciata, la cover purtroppo non sarà più così fatta bene e aderente come è in origine, perché la vernice fa spessore, perciò dovremmo cercare di eliminare i vari difetti utilizzando un kit come questo, senza che si ribalti nulla, come succede sempre in queste meravigliose valigette. Ecco. E più precisamente ci occorrerà questo attrezzo, poi questo,
e una punta per aprire i vari fori. Qui chiudiamo rovesciando tutto, tacchete. Naturalmente la punta va montata su questo. Voilà, questo per aprire i fori, questo per stondare le varie parti che hanno una incurvatura e questo per eliminare le varie bavette della vernice. Attenzione perché con questi affari qua c'è da farsi male sul serio. Bene, una volta fatte tutte le varie rifiniture del caso, si può procedere a rimontare il nostro pad. E qua però manca un particolare, che sono le levette analogiche trasparenti, perché andremo a sostituire le levette analogiche originali con le due trasparenti, se no i LED rischierebbero di non vedersi. Per montare il pad è naturale che bisogna seguire le istruzioni che vi ho fatto vedere all'inizio al contrario, perciò partiamo subito prendendo la nostra scheda madre. Qui ho raccolto tutte le varie viti e vitine per non perderle e andremo a montare le due levette. La levetta R, infatti ho preso la L, levetta R da questa parte e la L di là, girandole il contrario. Perciò andiamo ad infilare la nostra levetta qua, così, qua e quest'altra qui, così, ecco, sono imboccate. Con l'attrezzo estrattore pronto andiamo a montare le due molle. Cominciamo questa levetta, andiamo a mettere la molla in sede, chiudiamo. Concludiamo la corsa e abbiamo il primo scatto. Stessa cosa di qua, mettiamo la molla. Ecco. Chiudiamo. La portiamo in sede con il nostro estrattore e andiamo a fare il primo scatto. Ora per collegare le due levette bianche che abbiamo lasciato in disparte, alziamo un pochettino, teniamo bloccato qua con il nostro estrattore, così. Questa qua è la parte che io odio più di tutte, non so se potete capirmi, ma vi assicuro che eccolo qua. E poi questa è andata dentro anche bene. Stessa cosa qua. Qua c'è veramente da litigarci con sta affare qua. Ecco qua. Bloccando, io ho usato l'estrattore, ho bloccato questa parte qua. Bene, le nostre levette sono pronte. Ora andiamo a inserire le due leve analogiche, che vi ricordo che hanno una sede perché sono tagliate in questo lato. Ce l'ho messa una rispettivamente così, voilà, ok, l'altra così, voilà, ok, lo scatto lo fanno e qua con la scheda abbiamo finito. Visto che i passaggi sono praticamente gli stessi che ho utilizzato e vi ho fatto vedere per smontare il pad, era inutile dileguarmi tanto e perciò ho saltato tutta questa parte. Avendo creato un joystick in stile Iron Man, non potevo certo alimentarlo con pile normali e ho scelto queste. Innanzitutto sono pile ricaricabili, ma la loro particolarità è che si ricaricano via USB. Per
ricaricare queste stupende batterie che ho trovato in Inghilterra, che si chiamano USB cell, come dice il nome stesso, basta semplicemente inserirle in una presa USB come questa qua. Perciò, aprendo la parte terminale della batteria, spunterà la nostra plug USB. E come potete già vedere, una volta inserita la batteria dentro il PC alla presa USB, questa si illuminerà di verde, e poi, come è scritto qua, quando comincerà a lampeggiare sarà circa un 90% di carica, mentre quando sarà spenta del tutto, come è scritto sempre qua, vorrà dire che la batteria è completamente carica. Naturalmente si avvia come un normale pad, ma premendo il pulsante sync, ecco che si accendono le luci. Sono svariate combinazioni di colore e naturalmente noi sceglieremo quella che più ci piace. Avendo creato un joypad stile Iron Man, io sceglierò quelle blu. Spero che il video del joypad di Iron Man vi sia piaciuto e spero soprattutto che vi sia piaciuto il joypad. E naturalmente questa guida si può utilizzare anche per montare altri tipi di modifica sul pad, quali ad esempio un rapid fire, naturalmente cambiando la scheda. E spero che continuate a seguirmi e ci si vede al prossimo video. Ciao a tutti!